del Manchester, le trattative con la Juventus ci sono sempre state, il Milan quest'estate ha avuto un'offerta per prenderselo, cioè non so se sia un caso, ma guarda caso, Lukaku e Dybala hanno una storia simile e finiscono a Roma con una storia analoga. Cioè, alla fine vanno a prendere meno soldi di quelli che avevano in mano l'anno prima, ok? Cambiando squadra, andando in una squadra non di vertice al momento, perché non lo è, e offrendosi a tutte le parrocchie della zona. E il caso strano sono i due attaccanti a Roma che non funziona. Sì, e poi Paolo, quando dice poi lo dirò, effettivamente, poi lo dirò quando cosa? Poi? Cioè, poi? È proprio il tempo. Sono passati dei mesi. La variabile quindi fondamentale, il poi lo dirò dimostra tante cose, ma mi dimostra anche tante cose quando dice nei giorni precedenti, attenzione. Quindi può riferirsi anche a una circostanza di tempo dei giorni precedenti la finale, non quindi nelle settimane o nei mesi precedenti. Avevo la mente spenta per quello che era perché accaduto. Perché col Porto e con Lisbona entrò, e con il Benfica entrò al posto di Dzeko, quindi non anche si può Milan, riferire eh, a questo, è troppo lontano. Però, siamo scusa a marzo. Paolo, se ti interrompo, ma io da queste parole qua, adesso rileggendole bene, a me sembra che lui intenda i giorni dopo la finale, cioè lui in quel momento lì pensava a quello che era accaduto, cioè ai gol che aveva sbagliato, però aveva la mente spenta e quindi per quello accaduto, cioè, nei giorni precedenti. Non prima della finale, certo, ma dopo la finale quando ha sbagliato i gol. La interpreto non così. Lui dice nei giorni precedenti, per quello accaduto, se rileggiamo la dichiarazione, non so se è possibile. Si parla di giorni prima. I giorni prima, cioè lui dice le opportunità da gol mancate. La domanda è quella e lui risponde, i primi giorni, dopo le opportunità sbagliate, mi sentivo un po' a disagio perché avevo sbagliato. Però poi dice, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Questo è ancora prima. Sì, però, questo è ovviamente riferito alla finale. Però può essere interpretato nel modo che Sì, può essere interpretato. Un altro modo, quindi, però quello che lascia di mistero effettivamente, poi ne parlerò. Cosa aspetta per parlare? Perché lo tiene a bagnomaria in pentola la situazione? E perché queste cose le dice in Belgio e non le dice in Italia, che comunque anche qua da tre mesi mancanza, ormai... Anche questa è mancanza di coraggio. C'è Roma-Inter-Roma fra poco, 10 giorni, 15 giorni. Il relativismo di Massimo poco fa meno che sul, è il momento giusto sul fatto, per lui non sia alla vigilia di Inter-Roma. Perché in un momento cos'è, in cui vigilia di Inter-Roma, perché loro ti aspettano coi fischietti. Vabbè, ma guarda, no, allora ti dico, da pensare ti anche dico, questo. Io a quel punto, se tu veramente vuoi andare nella tana del leone e questo è un antipasto e poi vai a dire tutto prima della partita di San Siro, dove poi tu ti presenti a San Siro con 60.000, 50.000 persone che in quel momento ti guardano, allora ti dico, al di là di quello che dirà della sua verità, dico ti apprezzo, perché comunque hai il carattere di andare prima di una partita del genere, coerenza, dove entri in casa degli altri, a dire è andata così. Vediamo se lo dirà. Non mi sembra. E allora ti apprezzo, perché dico hai il coraggio, va bene, hai carattere, ma se tu la butti dopo. Se tu la butti così, allora rispondi. Verrà se lo, sì, vediamo non... se ha coraggio, come ragazzi, dice Filippo, dovrebbe dirlo il 28 di ottobre, il giorno prima. Ma ragazzi, ma questa cosa qua, adesso quello che diceva Massimo è giusto, cioè cosa vuol dire buttare lì la cosa, sì, poi vediamo, sì, quando avrò voglia la dirò. Tanto dire, non hai detto niente. Non sa cosa dire. Ti stai scaricando la coscienza, è tutto vero. Qua. Dopodiché, se hai delle cose serie da dire, serie, le dici. E poi uno dice, cavolo, però aspetta, questo lato della situazione non lo conoscevo. Sarà vero? Perché poi bisogna vedere se è anche vero, eh. Poi io l'unico shock che mi ricordo inerente a lui è veramente la finale di Champions. Cioè, non altro. Io lo dicevo 2 mesi fa, quando ancora in orbita in Inter, che ovviamente la cosa era fresca, quindi non era per fare uno sfottò, ma era una cosa oggettiva. Cioè, questo è un giocatore che in finale, se l'Inter non va ai supplementari, è colpa di questo. Francesco, ma parliamo anche di tutta la stagione. Lui si sveglia a marzo, certo, io l'ho detto mille volte. Adesso che tu stai fuori, allora, che io ti dico, io anche prima della partita, per il mio gusto personale, per come stava andando Dzeko, che comunque aveva segnato col Milan, avrei fatto giocare Lukaku dall'inizio, mia preferenza, al mio gusto, semplicemente quello. Ma detto questo, tu ti sei fatto male, non hai giocato per 6 mesi, hai anticipato il rientro perché guarda caso c'erano le convocazioni per i mondiali, quindi hai anticipato il rientro che non eri pronto, ma sei entrato lo stesso. Sei entrato, ti sei fatto male di nuovo ai mondiali, sei ritornato e non c'eri. Cioè, Dzeko ha tirato la carretta. Ma ci sta che magari giochi Dzeko in quel momento lì che sta bene, integro fisicamente, ha segnato in semifinale contro il Milan,
sta giocando una buona stagione. Ci sta, non mi sembra lesa maestà e non mi sembra che tu abbia fatto 25 gol per dire ma perché gioca Dzeko e non gioco io. Perché poi è entrato, cioè, e ha avuto mezz'ora e ha anche avuto le occasioni per cambiare la storia. Ma guarda che quando lui è entrato nelle partite precedenti ci ha dato una mano enorme per arrivare in Champions League, perché quando è tornato la squadra faceva fatica, quando è tornato si è vista la differenza, ha segnato 14 gol, ha segnato il gol decisivo contro il Porto, ha segnato contro il Benfica in trasferta su rigore per il 2-0. Quindi, cioè, ha segnato contro la Juventus il rigore decisivo per andare al ritorno tranquilli in Coppa Italia. Cioè, adesso Lukaku ha dei meriti nella stagione finale dell'Inter, però non è l'esame sta se è stato in panchina per far spazio a Dzeko, sì, per me. Non aggiungerei altro a quello che ha detto Filippo. Mi sembra che... Comunque io avrei fatto giocare Lukaku titolare in finale. Anch'io. Però non è neanche normale che se non ti faccio giocare ma ti faccio entrare dopo succeda tutto. Ragazzi, non ha giocato neanche Mkhitaryan, non ha giocato neanche Mkhitaryan. Ti faceva riferimento al carattere del giocatore. Mi viene in mente adesso questo esempio, ma 2 mesi fa ero a cena con Padovano che mi raccontava della finale Champions di Roma, lui doveva essere il titolare perché lui era dai quarti in poi, un quarto d'ora prima della finale Lippi va lì a dirgli che lui era in panchina che giocava Del Piero. Ha giocato 10 minuti. Lippi gli ha spiegato il perché del pensiero, lui è rimasto messo in macchina, è stato zitto e è entrato, ha fatto pure bene. Cioè il concetto è quello, certo. Squadra, non singolo, non gruppo. Ha giocato Del Piero, voglio dire. No, ma all'epoca Padovano era un super giocatore insieme a Ravanelle Viali, quindi il concetto è, se tu sei un Lukaku che già ha fatto quello che... Cioè, Lukaku arrivava già da un percorso instabile, no, con i tifosi, ed era stato perdonato in modo abbastanza importante, certo. Anche perché era grave quello che era successo. Non è successa una cosina così, ok? Torni e non hai ancora una volta l'umiltà. Io non sto discutendo il discorso tecnico di lui, cioè continuo a ribadire che sia Inter, Milan e Juve, se avessero avuto questo attaccante quest'anno, e lo diciamo prima con Vinci, avrebbero avuto sicuramente un'arma in più e molto pericolosa, perché in Serie A è ancora... sta facendo benissimo. Ma si vede anche la Roma, ragazzi, non è questo in oggetto, non è questo il problema. Il problema è, si vuole avere a che fare con un personaggio del genere che rischia di tirarsi dietro lo spogliatoio? Voi pensate adesso a Roma cosa può essere con lo spogliatoio lì con uno così? Anche se fino ad ora è trascinatore, diciamo. Lui finché sta lì è bravo a recitare la parte. Poi appena c'è qualcosina che non gli va bene, e allora non va più, non è più così. Però in campo lui fa il leader. È inutile che Barbato venga a dire che non è la storia della Volpe che non arriva all'uva, perché poi c'è qua il discorso è o sputa nel piatto l'ha mangiato, o quello che hai detto prima. Beh, prima l'ha fatto sempre. No, non la farei facile così. Come fai a difendere il discorso della Volpe? Non la faresti facile così? No, perché poi... Cioè, Allegri lo voleva, si è provato di tutto per averlo, non si è riuscito. Francesco. Il Milan lo voleva, non c'è andato perché si è proposto lui. Un altro detto saggio. Alla fine va alla Roma. C'è un altro detto saggio. Ma lascia stare i detti, parla di robe concrete per cortesia. Parliamo dei detti. Parla di robe concrete, la gente non conosce, non vuole sapere di detti. In questo momento qua a casa non vuol capire cosa ha detto Luca, cosa ha fatto. Se mi fai parlare te lo dico. Sì, ma spiega le robe interne, parla di, diciamo, nel mondo. Allora, c'è una frase magica che dice così. Tra moglie e marito non mettere il dito, vuol dire? Ma ragazzi, cioè, adesso, vuol se devi dire... prendere per il culo, Simone, cioè, no, se devi prendere per il culo, sapere. Vado via 3 blocchi e torno dopo. Non si dico può subito. Sapere cosa è successo, nessuno lo sa. Ma nessuno lo sa, ma si può andare per deduzione di cosa o no, in base a quello che è successo prima. È successo qualcosa prima o no? La deduzione ci porta a pensare a quello che abbiamo detto più o meno tutti. Allora perché la parola vuole? Però aspettiamo di sentire anche la tesi di Lukaku. Ragazzi, siamo in ritardo, non la dice. Fermare, se no sforiamo, arriviamo poi in ritardo. Oggi è stata anche la giornata, anzi è stata soprattutto la giornata dell'incontro di Laurentiis Conte, e a rientro cerchiamo di capire e di raccontarvi quello che è accaduto e quello che potrà accadere. Al momento siamo fermi alla storia di Instagram di Conte. Allora rieccoci, possiamo cambiare titolo e voltare pagina e parlare di quello che è un caso delicato che è venuto fuori oggi. Tra l'altro fulmine a ciel sereno non proprio, perché poi è venuto fuori che qualche tempo fa Fabrizio Corona aveva anticipato un po' quello che sarebbe successo. Fagioli shock, recita il nostro titolo, indagato per scommesse, rischia, quindi non è che li ha presi, li rischia, 3 anni di squalifica. Paolo. Questo è Nicolò Fagioli, classe 2001, è indagato perché avrebbe scommesso su piattaforme illegali. Questo è quello che avrebbero verificato gli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili. Facciamo un po' di chiarezza. Il gioco d'azzardo non è un reato per un calciatore, un tesserato, in questo caso di calcio. Però, esatto, non è illegale se lo fai su siti legali
e se non lo fai sulla disciplina che pratichi. In questo caso però parliamo di piattaforme illegali e c'è da capire su cosa nel caso scommettesse Nicolò Fagioli. Allora facciamoci intanto aiutare dall'articolo 24 della giustizia sportiva, due comma molto importanti, vedere un po' cosa recita e qua è quello che diciamo poc'anzi, no? C'è il divieto di scommesse e l'obbligo di denuncia qualora ci fossero queste scommesse nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Andiamo a leggere anche un comma successivo che è importante ai fini di capire un po' come funziona il tutto. Sì, questo era il comma 1 dell'articolo 24, ovviamente, che è quello che ci dice quali sono le sanzioni, esatto, a cui va incontro un giocatore. Comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società, la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore ai 3 anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000. È inutile negare quando c'è la Juve di mezzo c'è un casino che prende più piedi di altre cose, perché fa parlare ovviamente di più. Mi fa strano pensare che certe notizie escano sempre con molto ritardo, perché non è una cosa attuale, ripeto. In quella teoria, di oggi non è una non cosa sarebbe attuale. Neanche dovuta uscire, nel senso che dovrebbe uscire quando finisce, sì, il processo. Sì, però è uscita perché ci sono state varie, sì, sì, varie circostanze che l'hanno portato ad uscire. Però guarda caso, tutti i due casini della Juve di quest'anno, dalla squalifica di Pogba per la bevanda assunta stupidamente, della quale tanto saremo in attesa adesso della sentenza definitiva, perché il giocatore probabilmente verrà squalificato. Le controanalisi sono, esatto, già arrivate. Sì, ma non potevano essere le controanalisi, lo sappiamo anche il perché. Adesso questa cosa di Fagioli, che comunque sia va a pesare sul gruppone di un ragazzo che è del 2001. E sul gruppone della Juve. Nel ma caso anche dal punto di vista d'immagine. Certo. Anche dal punto di vista d'immagine. Certo. Anche dal punto di vista d'immagine. Tu, allora, con te se... l'argomento è delicato, insomma. No, no. Stiamo parlando di... Dunque, prima si parlava di ludopatia. Se il problema fosse veramente questo, si entra nella patologia. E certo, quando viene diagnosticata una patologia, penso che sia automatica una soluzione. Perché se divede, qua siamo nel senso... E non lo so, perché Maradona aveva una tossicodipendenza, no, comunque ma è stato squalificato. Però comunque se viene confermata una cosa del genere, la pena sarebbe molto minore. Poi, finché non c'è una condanna, non si può parlare in nessun modo a certi livelli, no? Se non c'è una condanna... No, si può ipotizzare. Può ipotizzare, però non mi permetto di dire niente sul giocatore, perché appunto finché non c'è una sentenza... Comunque sei veramente ecumenico e filosofo, proprio. Perché ha detto una cosa anche molto... Giusta. Secondo me giusta. Ma giusta, però io sto dicendo filosofo. No, sai perché lo dico, Fede, scusami, subito la parola, perché io sto... salvando tutti i trafiletti che escono e poi voglio vedere se sto ragazzo non è colpevole, cosa diciamo tra 6 mesi sta roba, perché nel frattempo quando Massimo raccontava tempi fa che la sua faccia era su tutti i giornali, certo. O a Porta a Porta come indagato, comunque... e non era neanche indagato, distruggi intanto una persona, la sua realtà e la sua vita. In questo caso però è indagato, cioè no, ma che sia indagato, ok, io però ripeto, non è indagato, no, non è colpevole, certo. Poi tra l'altro qua come al solito la Juve, in caso qua non è la Juve, no, che ha colpe, ma è la responsabilità oggettiva di una persona. È indagato un termine che noi prendiamo dal diritto ordinario, diciamo penale, diciamo che c'è una richiesta di processo per lui. Esatto. Si sta attivando. Sì. Filippo aveva già rappresentato prima una certa situazione mentre discuteva con Francesco su questo argomento, però c'è da dire che non possiamo contestare soltanto il fatto della chiave che si vede attraverso lo spioncino. C'è qui un'attenzione particolare che dovrebbe essere da parte dei calciatori a non utilizzare. Poi non sappiamo se lui ha scommesso cavalli o ha scommesso calcio. Però questo è un altro discorso. Lui contesta più che altro, Francesco, la tempistica. Ma la tempistica adesso non poteva più non essere... Perché siamo ormai a ridosso della fine dell'indagine. Bravissimo. Tutto questo, giorni. Quindi... Prima di la Juve, sosta nazionale, quando non c'è niente di cui parlare, si parla della Juventus. Massimo, poi ritorno da te, Simone, ma aveva alzato la mano, no, Max. Io penso che la ludopatia di cui parlava Barbato... viene tenuta conto dalla giustizia ordinaria, non da quella sportiva. Esatto. Cioè alla sportiva della ludopatia non gliene frega niente. Come giustamente ha detto Federico, anche Maradona era tossicodipendente, aveva una dipendenza, quindi che eventualmente la giustizia ordinaria avrebbe, tra virgolette, tenuto in considerazione, ma la giustizia sportiva non gliene frega niente. L'ha comunque squalificato. Se sei, è comunque squalificato. Quindi io credo che
Io credo che se ha fatto questo tipo di leggerezza questo ragazzo, è vero che è un ragazzo, ma ragazzi, ma le regole le sai. Le regole le sai, lo sa, ma lo sa, si sanno da quando giocavo io che non puoi scommettere sul... Ma dice bene, Massimo. Cioè, all'epoca, ribadisco, all'epoca non c'erano tutte queste facilità di scommessa. All'epoca veramente dovevi andare per strada a cercare quello che ti faceva la puntata col Toto Nero. Ma poi più avanti, che si poteva giocare alla SNAI o si poteva giocare, si sapeva che non potevi farlo, ma lo sapevano i giocatori di Serie C, di B, di A. Cioè, ma io non riesco a capire come, se ribadisco, se, risottolineo, se dovesse aver fatto un errore di questo genere, sono d'accordo. Un errore madornale. Certo, sono d'accordo. Così come un errore madornale, così come un errore madornale, quello di Pogba, che ha preso questa medicina che io conosco benissimo, che è la DEA, che io da Miami l'ho portata a mia mamma, pensa te, perché è una medicina, non sto scherzando, sono pasticche, diciamo le chiamano della gioventù, perché le prendono le persone anziane per riabilitarsi. E questo non sapeva che prima di prendere una medicina doveva chiedere ai medici della Juve. Cioè, ragazzi, prendi 9 milioni all'anno, non sei un ragazzino di 16 anni, hai 30 anni, non sai che prima di ingerire qualsiasi tipo di medicina devi domandare al medico della società? Allora sei veramente, scusami, sei veramente... hai veramente dei problemi, no, ma col cervello. Sono d'accordissimo, ma farei un grandissimo distinguo, perché Massimo ha stornato bene con 40 se su Fagioli, no? Perché il concetto l'ho fatto anch'io, però scusa, no, certo. L'ha ribadito un po' più volte di te, ma l'ha detto 5-6 volte molto più chiaro. Però il concetto è un altro. Pogba ad oggi, lo possiamo dire, no? Sotto tutti gli effetti, sotto tutti i punti di vista, cioè ha fatto ha commesso una leggerezza, dire una leggerezza è un complimento per quello che guadagna, enorme, gigantesca, ok? Però, ripeto, chi stava dietro questo ragazzo, non per dare una scusante a Pogba, perché l'errore c'è stato ed è giusto che lui paghi per quello che ha commesso, perché è una leggerezza troppo pesante per il mondo in cui circola lui e per dove lavora e per quello che guadagna. Però chi è che stava dietro questo ragazzo con le annate che ha avuto? E non parlo di fallimenti sul campo, ma io parlo dal lato psicologico dell'anno scorso, cioè il processo con la famiglia, il casino di ritornare a giocare non sta in piedi. È un ragazzo comunque di 30 anni, va bene che guadagni un sacco di soldi, ma non è che i soldi poi ti tengono in vita per forza, cioè uno può avere anche un crollo emotivo. Ma c'è di figlio, sei padre di famiglia però, Francesco. Non c'entra, sai quanti padri di famiglia conosco che mai dovrebbero tornare a casa? Ho capito, scusa, ma io devo... Sono padri di famiglia che non dovrebbero permettersi di chiamarsi padri in giro. Ma ho capito, vabbè, ma io non sto prendendo, io non sto andando a fare il giro a San Vittore, scusa, abbi pazienza. Perché? Io sto parlando di professionisti. No, sto parlando di professionisti, sì, non sto parlando di infatti scappati di casa. Ho premesso che sto ha fatto una enorme stronzata, che possono avere però distinguiamo tutti i problemi le cose che vogliono, ma ragazzi, tu non sai che non puoi prendere un qualcosa. Ma siamo, fermati, che mi sa che o non hai sentito o non hai capito allora, perché io stavo facendo un distinguo dandoti ragione. E ho fatto una premessa sul fatto che Pogba ha fatto una grandissima stronzata, che ormai è andata. Però distinguiamo le cose, perché ad oggi Fagioli è esattamente come dici tu, è un sé grande come una casa. Ma, valutiamo cosa è successo prima di... Certo che è un sé. Figgere. Certo quello che intendo. Gli ho detto 30 volte che certo è un sé. Sì, certo. Distinguevo le robe tra Pogba e Fagioli. Dopo la pubblicità, le dichiarazioni di Corona, che vanno a toccare, insomma, non solo Fagioli, ma a suo dire... un qualcosa di molto più ampio. Eccoci, cambiamo titolo, ma in realtà restiamo in qualche modo all'interno di questo tema, perché sono arrivate delle dichiarazioni di Corona che tra l'altro stanno avendo anche un certo risalto, non solo sui siti sportivi, ma anche sui siti di quotidiani generalisti. Corona Paolo Marcello dice, insomma, quello che leggiamo nel titolo, cioè che presto farà altri nomi di giocatori che scommettono illegalmente. Sì. Quindi qui si profila, se quello che dice Corona sarà confermato ovviamente, si profila all'inizio di uno scandalo? Sì, è possibile, qualora tutto venisse accertato e verificato, assolutamente sì. Corona aveva già alluso a Nicolò Fagioli 2 mesi fa, era inizio agosto, quando parlò di un calciatore professionista da poco
che si dilettava nel gioco d'azzardo. Ora abbiamo visto come questo ragazzo della Juventus risulti sul registro degli indagati. Andiamo a leggere nel dettaglio le parole di Fabrizio Corona, che stanno facendo davvero il giro di tutti i giornali e siti non solo sportivi. Ho dato la notizia di Fagioli, dice Corona, di cui ho tutte le carte, 5 mesi fa. Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo, aveva debiti con gente pesante serba. È stato messo in panchina per motivi diversi dalla realtà dei fatti. La Juventus lo sapeva e non ha denunciato, sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi c'è anche la responsabilità giuridica da parte della società. Detto questo, Fagioli non è l'unico che fa questo nel campionato italiano, tra i giocatori in attività. Io nell'arco delle prossime settimane, a partire da domani, comunicherò il secondo giocatore coinvolto, molto più famoso di Fagioli, un giocatore importantissimo della nazionale, che attualmente gioca all'estero e che non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava. Questo ha una rilevanza penale e civile diversa dal caso Fagioli. Ogni settimana vi farò un nome. Questa, tra virgolette, la minaccia di Fabrizio Corona. Ragazzi, insomma, che dire, se questo che sta dicendo Corona fosse confermato, Paolo, ci troveremmo di fronte a uno scandalo, forse senza precedenti. Io voglio sperare, ma non lo so sinceramente, però voglio sperare che magari Corona abbia un po' esagerato. Però visto che aveva anticipato un po' la questione Fagioli, mi viene quantomeno da ascoltare quello che ha detto. Stiamo finendo la trasmissione, anche se manca ancora per fortuna 45 minuti, come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con le parole di Lukaku un po' eccessive, minacciose, particolari, e stiamo continuando con Corona, il quale se dice cose esatte lo vedremo, lo valuteremo, lo valuteranno i processi. Però mi chiedo a che titolo lui vuole centellinare queste notizie in un determinato modo. Cioè, nel senso, lui che è il giustiziere della notte, lui che è il portatore della giustizia? Vabbè, no, perché lui ha sempre fatto questo di mestiere, certo. Sta creando la suspense, ma non è che fa come lui, non puoi accumulare le cose che ha detto Lukaku a queste. No. Cioè, lui ha già fatto un nome e il nome è venuto fuori, l'ha fatto con grande anticipo. Ho unito le cose di Lukaku a queste nelle modalità. E ti sta dicendo che settimana prossima ne fa un altro. Nelle modalità di gestione, Lukaku aveva finito il discorso. Domani. Dicendo io. Domani alle 18. Domani alle 18. Sì, domani alle 18 ne fa un altro. Non è che ti sta dicendo un giorno dirò come fa Lukaku. Sta dicendo, te ne ho detto già uno, uscito, domani te ne dico un altro. No, sono sovrapponibili le dichiarazioni, non sono le stesse. Io non so dire. No, ma non c'entrano niente l'una con l'altra. No, voglio dire che non mi piace. Ti stanno delle notizie. Non mi piace questo modo di dare notizie preannunciandole in un certo modo col suspense, in questo senso. Vabbè, ma lui fa come vuole, nel senso, lui ha sempre fatto questo di mestiere. No, perché te ne devi scindere dalla modalità di Corona, anche il ruolo, cioè, che voglio capire. No, ho capito, Paolo, però io vado oltre a Corona. È come il giornalista che ti fa il titolo, scusami, esatto. E ti dà una notizia, lui te ne sta dando un'altra. Però io voglio dire, il potenziale, cioè, contenuto. Cioè, il problema è Corona che dà la notizia. Questo era una premessa. Rispondo a tua domanda sul contenuto. Sul contenuto non c'è dubbio che, se è provato e se è veritiero, è una bomba calcistica, perché senza precedenti, in quanto la sanzione, abbiamo visto, è 3 anni e un'ammenda di non inferiore a 25.000 euro. Se sono calciatori lanciati, tu li sospendi per almeno 3 anni con inibizione, tu gli hai rovinato la carriera. Attenzione, qua lui ha detto che la situazione è molto diversa, nel senso che per questi altri giocatori la situazione è peggiore. Certo. Perché scommettevano sulla propria squadra mentre stavano in campo. E questo magari è un po', cioè, non so, mi viene difficile da pensare come fa un giocatore mentre gioca. Sia nel momento in cui era in panchina, cioè non materialmente, sia nel periodo in cui era in panchina, sia nel periodo in cui era titolare. Certo, panchina significa che faceva parte del gruppo, comunque sì, ancora tra peggio. No, parlando di giocatori che militano nella nazionale o hanno militato fino a poco tempo fa nella nazionale e giocano all'estero, abbiamo stilato una lista di nomi, non so se può essere antipatico, ci rifacciamo solo a quello che ha detto lui. Basta vedere nazionali che giocano all'estero. Basta vedere Donnarumma, nazionali Tonali, che giocano. Verratti, Insigne, Zaniolo, Jorginho, Bonucci. Giocano all'estero. Non so se ne ho dimenticato qualcuno, ma... No, però voglio dire, non c'è dubbio che il fatto di una gravità enorme, soprattutto una bomba, questa qui. Sarà contento Spalletti, arrivato. Se sarà confermata. Certo, se Insigne è convocato. Se deve essere grosso come prima, su Fagioli, anche qui. Anche se... Insigne è convocato. Anzi, speriamo che, tutto calmi. Insigne non è convocato, Insigne. No, non è tra i convocati. Quando lui parla di nazionali, io penso che parli di nazionali di oggi, ma nazionali anche di qualche tempo fa. Nello specifico i convocati sono 4-5. Sì, non credo che abbia visto la lista dei convocati e parla di nazionali. È una bomba giuridica e sportiva. Tu conosci Corona, adesso non so se... Io conosco Fabrizio, sì.
C'è da credergli? Non sono due giocatori. C'è da credergli, Francesco? Non lo so, c'è da credergli, ovviamente lui ha le sue fonti, io non discuto non questo. Non sono due giocatori? Però non sono due giocatori, non giocano solo all'estero. Ah, sono di più? Sì. Ci sarà del penale qua, se quello che dice lui è vero. Cioè, non vado oltre perché... Aspettiamo che lo dica lui e poi vediamo. No, ovviamente... senz'altro. Vabbè, ma per quante visto che però... fa un nome a settimana inizia domani, per quante settimane dobbiamo stare qua? No, giusto per ma capire. Secondo me se così se l'andazzo è questo bastano le prime tre per scatenare un putiferio. No, no, ma però quante settimane e quanti giocatori? Una settimana. Lui ha detto una settimana? Arriviamo a Natale. Per adesso no. Per adesso no. Però cioè, c'è ciccia. Cioè, c'è aspetta, ciccia. Adesso io sono un attimo. No, io ti sto interpretando. Cioè tu mi vuoi dire che tu hai saputo in anteprima i nomi? Sì. Ok, non me li puoi fare, però... Non lo farei mai. Però mi puoi confermare che sono nomi importanti. Importantissimi. Giocano anche in Italia? Importantissimi. Quindi domani aspettiamoci una giornata clamorosa. Due sono bandiere. Due sono bandiere. Chi gioca in Italia? Adesso stiamo parlando La domanda l'ho fatta, che giocano in Italia ancora? Questo puoi dirlo. Non può ragazzi, sono vabbè, abbastanza sotto shock, giuro, perché okay. Cioè, vorrei dirlo, lo sapete, lo immaginate, ma dato che io non rivelo... Fallo dire a lui, visto che lui ha le prove. Perché, nel senso che con Fabrizio non ho mai avuto nessun tipo di problema, un ottimo rapporto, siamo amici della vita, non ci frequentiamo, ma è una persona che rispetto, se no? Se vuoi estendergli la possibilità io glielo dico, se vuole intervenire telefonicamente qua, noi. Lo chiedo, se volete, io lo scrivo. Noi siamo qua, voglio dire, sì, ma ho capito, ma... Io spero che intervenga, tra l'altro, nero-azzurro, ma te ne dice uno a domani alle 18, a oggi non ci dice niente, domani alle 18 e poi una settimana, quindi sappiate che ogni settimana c'è un regalo da scartare. Ho visto accanto a lui il derby di ritorno di Champions. Mi dispiace per lui. No, mi dispiace per me. No, se ha avuto di fianco te. Di Champions. No, Massimo, giusto per chiudere, poi ovviamente, insomma, se domani verranno fatti dei nomi e ci saranno delle notizie, se ne parlerà ancora tanto. Certo che il calcio italiano adesso non aveva tanto bisogno di questo tipo di situazione. Però, attenzione però. Aspetta, arrivo subito, ho chiesto a Massimo. No, hai ragione, non aveva bisogno di questo tipo di situazione. Poi è logico che i nomi andranno sicuramente riscontrati. Va bene. Io credo che il fatto che ci sia questa facilità da parte dei calciatori di poter fare questo tipo di scommesse, perché basta prendere il telefonino e iscriversi sotto un nome diverso, adesso io non so come funziona, può tirar dentro dei giocatori che magari sono sicuramente delle persone non solo che hanno problemi ma magari veramente lo fanno perché hanno bisogno di questa adrenalina. Io ribadisco e sottolineo attenzione, perché poi è stato facile tirar dentro Beppe Signori, rovinargli la vita per 10 anni e poi certo. nell'ultima udienza in Cassazione lui praticamente non c'entrava assolutamente niente. È vero, e nel con tutta la merda certo, che gli hanno tirato addosso. Hanno fatto persino, credo, uno speciale, sì. Non so se su Sky o su Netflix, di questo ragazzo che peraltro io ho conosciuto in campo e ne ho apprezzate le doti, non solo alla Lazio ma anche e soprattutto al Foggia. Quindi attenzione poi a tirar fuori delle cose e poi dopo tirar dentro della gente che poi magari non c'entra niente. Andiamo un attimo in pubblicità e rientro, continuiamo a parlare di questo argomento, a tra poco. E, insomma, abbiamo una grande esclusiva, perché ne abbiamo appena parlato, perché abbiamo detto che domani ci sarebbe stata probabilmente una dichiarazione, una serie di dichiarazioni importanti. Abbiamo anche letto quello che lui aveva già dichiarato nel pomeriggio di oggi, ma adesso ce l'abbiamo al telefono, in esclusiva qui con noi, Fabrizio Corona. Buonasera Fabrizio. Fabri, cambia telefono. Sentiamo molto male Fabrizio, sentiamo molto male. Riproviamo, non so se mi sente Fabrizio. Aspetta, Corona. Proviamo a richiamarti. No. Ok. Adesso ti sentiamo bene. Ciao Fabrizio, buonasera. Eh,
Allora, prima di tutto vorrei dire una roba. Sono intervenuto in questa trasmissione per due motivi. Sì. Primo perché dovete sapere che dal carcere, quando uno vuole seguire il calcio, può seguire solo voi. Quindi io per 7 anni, quando c'erano le partite, guardavo voi. Grande! E questo ci fa piacere. Tutti, no, perché è un servizio utile questo, ma sono tutti serio. Tutti i detenuti, visto che non hanno mezzi per guardare le robe, la radio, si guardano voi e stanno tutto il tempo a guardare la roba. Secondo, perché Francesco è un amico mio e gli voglio bene. Grazie Fabri. Allora, questo è molto ragazzi, bello, eh? È un grande servizio sociale. Lo dico questo. Da avvocato, ma anche da sportivo. No, ma lo dico seriamente, perché nei tempi moderni, con tutto quello che ti dà Sky, da zona e quella roba lì, ti guardi quella roba là. E invece c'è una parte di popolo che segue, a cui fate informazione vera, cioè questa è un'informazione vera. Ti ringraziamo, beh, insomma, nome dell'emittente, perché è vero questo. Fabrizio, abbiamo letto quello che hai detto poco fa. Allora, ragazzi, purtroppo io poi ogni tanto, ora ho incominciato a farlo seriamente questo lavoro, perché ho riaperto da 5 giorni un sito giornalistico, una testata giornalistica nazionale. Sì. E quindi ho incominciato a farlo. Prima lo facevo per gioco su Telegram e soprattutto lo facevo per trasmissioni importanti televisive, tra cui anche Massimo Giretti, che adesso non ci sono più e quel mercato lì è finito, quindi ho deciso di aprire il mio sito. Questa roba del calcio scommesse è una roba gravissima. A me spiace tantissimo per un ragazzo come Fagioli, perché poi Fagioli ha avuto, noi abbiamo telefonate, intercettate, documenti, ha avuto problemi in cui era veramente sotto di molti soldi e con la criminalità organizzata che gli stava dietro. Allora, un punto molto importante che vi segnalo adesso, non so se c'è un avvocato in studio, c'è un avvocato? Sì, ce sono l'abbiamo. Io. Allora, sul problema di Fagioli. Ciao Fabrizio, ci siamo conosciuti in una trasmissione. Voi sapete che sono interista sfegatato, ma non lo dico perché odio i gobbi e mi dispiace per Francesco, ma sul caso di Fagioli la società sapeva. Allora qui è a rischio squalifica lui, non c'è niente di penale, qualcosa di calcistico e sportivo, ma invece per quanto riguarda la società che ha omesso di dichiarare all'autorità giudiziaria che sapeva, è un'omissione importante. Ora, Fagioli è la punta dell'iceberg, è il calciatore meno famoso che scommette. Domani faccio 2 nomi su Billiger. Alle 18 sono 2 giocatori fortissimi della nazionale che giocano all'estero. Cioè 2 giocatori della nazionale italiana, secondo quello che ti risulta, ora sarebbero anche loro coinvolti. No, secondo quello che mi risulta, purtroppo le prove, perché giocano e scommettono a nome di altre persone, e uscì questa cosa anche nel caso Totti, però Totti uscì un anno fa quando lui aveva smesso di giocare, ve lo ricordate che avevano trovato il conto di una persona a cui venivano dati 500 milioni di euro di scommesse. Vi ricordate la questione Totti? Ma lui aveva smesso di giocare, eh? È una questione alle cronache giudiziarie di 2 o 3 anni fa, ma lui aveva smesso di giocare. Fabrizio, scusami, ciao, sono Filippo Tramontana. Non ho capito solo una cosa di quello che hai detto. Giocano all'estero gli altri 2 nomi che fai? Domani li faccio, sono 2 nazionali che giocano all'estero, fine. Non potrei fare i nomi adesso perché sennò li bruciate. Certo. No, ma sono solo quelli? Come ho fatto con Fagioli, pubblichiamo le telefonate, le intercettazioni, le prove, perché sennò è un reato. Ma tant'è vero che quando noi abbiamo pubblicato su Fagioli nessuno ci ha smentito. Certo. Anzi, siamo stati insultati da tutti. Scusami, sono Paolo Vinci, scusami Fabrizio, volevo chiederti questo, come giustamente sta facendo anche Francesco, sono solo questi, finisci con domani? No, ho una lista di nomi terrificanti. Allora, però quelli che faccio domani è un peccato, perché Fagioli comunque è una giovane promessa, ma questi sono 2 campioni. Ci stai dicendo delle cose veramente forti Fabrizio, ovviamente, insomma, queste sono le tue notizie. Quando mai non ho detto delle cose forti? Ora mi faccio pubblicità, dico domani su Billinger, News, ma anche sulla pagina Instagram, faccio i nomi e poi su Telegram metteremo le prove, perché non possiamo mettere solo su Telegram. Poi abbiamo telefonate, intercettazioni, queste robe qua. E insomma Fabrizio, da quello che hai in mano tu, credi che possa scoppiare uno scandalo quindi epocale nel calcio italiano? No, perché purtroppo il gioco e le scommesse, alcuni scommettono con sistemi nazionali che sono legati allo Stato, ragazzi. Ora non mi fate entrare nei tecnicismi, che sapete che sono molto preparato. Alla fine scommettono sulle il reato sarebbe veramente grave, scommettere su delle partite che poi giochi e sono truccate. Sì, che fa parte della tua disciplina. Certo.
Certo, lì diventa una roba super illegale, partirebbe un'inchiesta, calcio truccato. Qui si tratta di dei ragazzi che non si capisce perché hanno tutto e guadagnano milioni e milioni e milioni di euro. E si mettono a scommettere per adrenalina e divertimento su altre partite. Cioè, il problema è che lo sportivo non può scommettere. Poi purtroppo uno di questi... può, ma non sulla sua disciplina. Ok, noi non può sulla sua non disciplina. Loro scommettono sul calcio. Peggio ancora, uno di questi ha scommesso sulla sua squadra quando giocava in quella squadra. Ed era in panchina. Su una partita di Coppa Italia. Quindi insomma mi pare di capire che tu hai in mano delle cose molto dettagliate, cioè stai facendo... Ho un avvocato che mi ha chiamato, che mi ha portato una serie di documenti, sono cose che si sanno nell'ambiente, comprovanti, poi io ormai non è che mi metto a fare un'inchiesta, io do una notizia, porto le prove e poi lascio agli altri, dell'inchiesta non me ne frega niente, ho un sito giornalistico, do notizie a differenza di tutti gli altri siti giornalistici italiani che riportano notizie degli altri, il sito giornalistico deve dare delle notizie. Che siano di calcio, che siano di politica, che siano di attualità, devono essere notizie. Francesco? No, Franti, mi dispiace per te, so che sei juventino. No, vabbè, ma da quanto capisco ci sono situazioni ben peggiori di quelle... Vabbè, a parte che Fagioli andrà tutto verificato. Io gli ho scritto prima a Francesco, mi dispiace, per uno no, perché secondo me è un coglione, ma intanto non dico chi è di questi due, e quindi se lo merita anche, perché è un decerebrato. Invece... per gli altri che sono ragazzi seri, cioè, non ti capisci perché devono fare una roba del genere. Cioè. No, non ho capito chi è che ha decelebrato. Uno di questi qua. Francesco, perdonami, solo una cosa importante, queste ovviamente sono cose che sta dicendo Fabrizio. Che no, certo, lo devo dire a nome delle emittenti, ovviamente queste sono cose che dice Fabrizio. Che dico io, mi assumo tutte le responsabilità. Assolutamente. Ma nel senso io mi assumo tutte le responsabilità. Ora dico una coronata, cioè meglio che vada a troie. O no? Non lo so, ma è questione di non so di chi stai parlando. Certo che metterti a giocare milioni su una roba. No, certo. Essere radiati, meglio che vada a noi. Sì, no, ma quello, allora, il fatto, prima abbiamo avuto una discussione io e Francesco, forse non ci eravamo capiti. Ma Francesco ne capisce di calcio, ha un solo sì, problema. Sì, no, ma su questo argomento qua si parlava di questo argomento. Quello che non capivo è proprio quello che dici tu, nel senso, hai già tutto, sei ad alti livelli, puoi diventare ancora più forte, si parlava di Fagioli, ma in realtà si allarga il discorso ai nomi che farai tu. Perché devi fare questa cosa? È la stessa domanda che fai a me, poi chiudo. Perché io nella mia vita con tutto continuo a fare enormi cazzate. Ecco, vedi, quello è il concetto. A volte non si sa neanche perché. Ho capito, però tu lo sai che potevi evitare. No, ma io poi, per esempio, io sono uno che ha le sue scelte, le rivendica, le fa, sono tipo così, io sono matto, ma questi apparentemente sono normali, perché di facciata io si vede che sono matto e sono matto. Questi apparentemente sono normali perché hanno la fidanzata, la moglie, i figli, insomma, persone normali. E quindi non è che si capisce, cercano l'adrenalina in questo. Ragazzi, ora poi noi ridiamo e scherziamo, ma le dipendenze sono dipendenti, la ludopatia è esattamente come la tossicodipendenza. Poi una volta che entri non ne puoi fare a meno, è una dipendenza grave. Certo, ma questo l'abbiamo sottolineato anche prima, ovviamente. Fabrizio, io ti ringrazio, ma infatti ovviamente su Fagioli, una cosa, quando ci fu la tournée che tutti mi criticarono, Fagioli non fu portato perché la Juve scoprì questa cosa qui. E secondo me, detto questo, loro è normale che non potevano denunciare, cioè in teoria per legge devi rispettare la legge e devi denunciare, ma secondo me hanno provato a salvare il ragazzo, magari a farlo curare, no? Poi la roba è uscita, però non lo portarono in tournée, quest'estate, non mi ricordo se lo scrissi, cioè su Telegram o in Giappone, in America, trovando una scusa che era infortunato, ma non è vero. Insomma, sono dichiarazioni importanti quelle che ci stai facendo. Io ti ringrazio per averle date qui da noi. Sport Media stamattina alle 9 ha titolato Corona aveva ragione, Fagioli indagato. Sì, no, ma l'abbiamo detto anche noi prima, che tu avevi anticipato tempo fa la vicenda e che poi oggi è uscita. Fabrizio, grazie intanto per averle dette da noi, per aver preso questo spazio. Per vi ringrazio, saluto il mio amico Francesco e i miei amici detenuti che mi stanno ascoltando. E forza Inter. Sempre forza Inter. E vedremo domani Posso fare una previsione? Vai.
l'Inter vince lo scudetto, arriva in finale di Champions e perde e vince la Coppa Italia fuori. Ce le segniamo. Mi è piaciuta tantissimo scudetto, questa previsione. Coppa Italia e finale di Champions. Io la mando. Allora, vince lo scudetto, finale di Champions, ma perde e Coppa Italia. Ancora? Sì, ancora. Vi do un altro annuncio esclusivo, così ridete, Antonio Conte sarà ospite alle belve. Antonio Conte. Anche mia madre, se vuoi saperlo. Grazie Fabrizio Corona, grazie mille. Ciao Fabrizio. Ciao. Insomma, dichiarazioni forti, ha ribadito e sottolineato, lo faccio ancora una volta, queste certo, sono le dichiarazioni di certo, Fabrizio, che si prende ovviamente la responsabilità di quello che ha detto. Sì. Noi abbiamo dato spazio però a una persona che sul caso Fagioli due mesi prima aveva dato delle anticipazioni, ora ne sta dando altre, ma, vediamo se verranno confermate. Però, che giusto per dire, cioè nel senso, è una persona che giornalisticamente, adesso parliamo di questo, ma che nel suo archivio, nel suo palmarès, nel suo background ha altre tante notizie date certo, prima. Assolutamente. Quindi cioè, voglio dire, stiamo parlando di uno che queste però cose le sa. Posso le sa dire fare una cosa? Alcune questa anche, catastrofe ipotetica sì, può rivelarsi di buon auspicio per la nazionale, perché tutte le volte che c'è stata una catastrofe di questo tipo poi l'Italia si è vinto, ha vinto qualcosa. Sì, quindi, no, purtroppo è vero, no, poi spero quindi, che non ci sia quindi nessuna catastrofe. Che possiamo altro, anche far qualcosa con la nazionale, i prossimi europei. Più che altro su Fagioli, credo che lui avesse già parlato prima, e l'intervento di questa sera era più che altro per questi nomi, no, nuovi, in cui si ipotizza un reato addirittura peggiore secondo lui. Poi è ovvio che tutto quello che dice lui, e lui lo dice chiaramente perché se ne assume la responsabilità, non è certo uno che si nasconde tra un dito Fabrizio, sono cose forti in tutti i sensi. C'è anche la cosa così della Juve che nasconde questa roba da quest'estate, è una roba, è per quello che io ho precisato, io che sono cose su che ha detto certe Fabrizio, cose, no, lo dico perché poi stiamo dicendo noi. Fede, lo dico se perché poi ognuno ha i suoi contatti, no, certo, giustamente, io avendo contatti abbastanza diretti mi sembra difficile che caschino dal pero oggi in 25 persone. Insomma. Dobbiamo a Fabrizio, sono grosse, ovviamente vanno provate. E ovviamente sì, tra l'altro posso dire una cosa? Ecco, se abbiamo qualcuno che vuole smentirle, nel senso, noi siamo aperti, voglio dire, abbiamo dato spazio a una voce, se qualcuno volesse però dire la sua... Io ti dico solo una cosa però, perché ho memoria fotografica pazzesca e alcune cose me le salvo. Quest'estate, quando c'era il ritiro della Juventus, Fagioli era a casa con la febbre. Okay. E aveva anche postato una storia, mi ricordo, se non erro, dove aveva una roba tipo 38 e mezzo. Giustissima precisazione, certo. Lo faccio perché, dato che sono state dette cose pesanti anche sulla società, io dico, ovviamente Fabrizio si assume le responsabilità, lo sappiamo, eccetera eccetera, però chiaramente io, se so delle cose al contrario, cerco di metterle in mezzo. E secondo me la società, anche sul caso di Fagioli stesso, lo sa dal momento in cui è partita l'indagine, non da prima. Hai fatto benissimo a fare questa precisazione. Comunque, io l'ho detto voglio apposta, cristallizzare. Se ci sono persone che si sono sentite coinvolte da quello che ha detto Fabrizio Corona e vogliono replicare, giustamente. Vabbè, lo non possono ha fatto, fare. Quindi. Non ha fatto nomi, mi sembra logico. No, però su Fagioli e la Juve. Però ragazzi, su Fagioli e la Juve, quindi, ragazzi, ha anticipato sentenze. Io sono stato più cauto. Che... Però mi preoccupa molto una frase, come ha risposto a quella domanda, ci sono altri giocatori oltre ai due italiani sì, che giocano all'estero in questo momento e che sono due giocatori importanti che domani alle 18 svelerà. Ha detto ce ne sono tanti altri. Tanti altri, sì. E sono importanti anche. Massimo, quindi, cosa pensi, no, insomma, di quello che abbiamo sentito? Volevo fare i complimenti a Francesco perché ha utilizzato una sua conoscenza e ha fatto fare uno scoop. Quindi faccio un applauso a Francesco per questa cosa. Grazie. E poi sì, posso essere utile in qualche modo, lo faccio. Perché... Preferisco essere utile che suonare il violino inutilmente, ecco, mettiamola così. Detto questo, insomma, poi a me fa piacere una cosa che ha detto Fabrizio, lo devo dire, che è quella che ci seguono i carcerati. Guarda, questa cosa mi ha veramente toccato perché... appunto sapendo che loro possono vedere solo questa emittente e che facciamo comunque compagnia a loro, questo mi fa piacere perché comunque staranno anche loro facendo un percorso riabilitativo e vedere e divertirsi magari o incazzarsi o non essere d'accordo di quello che diciamo, questo vuol dire che facciamo un qualcosa di bello per le persone
che magari stanno facendo appunto questo percorso di sofferenza, ecco. E aggiungo, e Massimo, anche negli ospedali, perché questa anche negli funzione, ospedali siamo molto seguiti. È una funzione sociale molto importante che ci dovrebbe spingere, oltre a inorgoglire, come diceva Massimo, ci deve spingere anche a essere molto attenti e molto trasparenti in tutte le polemiche che facciamo, questo è importante. Cosa sta facendo esattamente Barbato? Io capisco anche io. No, scusate, sono la guardia del corpo di Opini perché mi hanno detto che c'è Barbato che vuole picchiarlo. Ah, ok. Va bene, però il tema era abbastanza serio qui, quindi Simo, dopo troviamo il modo ovviamente per scherzare e per tornarci su, però io volevo continuare insomma su questo, Filippo. Sì. Dovessero realmente domani uscire dei nomi di giocatori della nazionale coinvolti in questo tipo di situazioni, io credo che insomma verrebbe fuori una situazione molto particolare. È abbastanza sì, imbarazzante. Mi dispiace anche per Spalletti. Intanto perché si passa davanti alle telecamere, sì, succede di tutto, per favore, dai. Mi dispiace anche per Spalletti che è arrivato per cercare di rimettere un po' a posto il puzzle che si era un po' sfaldato e si ritrova magari a dover gestire una situazione l'ennesima, poverino, perché ogni volta che va saranno i giocatori rappresentativi, i capitani, i polemiche, eccetera, eccetera. Arriva in nazionale e succede magari un bubone, scoppia un bubone del genere, non è facile da gestire una cosa così. Quindi mi dispiace se dovesse capitare qualcosa di grosso anche per l'allenatore neo allenatore della nazionale. Non è il momento opportuno per la nazionale. No, però io mi auguro che le cose si riescano a risolvere in maniera abbastanza serena e più indolore possibile, ecco, poi quello, sì, che bisognerà pagare dire, per chi ha sbagliato si pagherà. Posso dire, tante volte questi episodi, no, vengono, adesso non si sa ancora cosa è successo, però vengono ingigantiti di più della reale, diciamo, della loro reale portata. E veramente prima l'esempio di una piccola goccia degli occhi di un collirio ti fa sembrare uno che assume doping quotidianamente, come anche una semplice scommessa che lì per sé, se uno scommette una volta è comunque un reato, però cioè, comunque è un reato se dovesse essere acclarato. Questa è la serata dei se, me ne rendo conto, no, però come vi possono venire ingigantite le situazioni a mettercelo sempre il se, perché queste sono cose molto delicate. Ha ragione Massimo, però sono ingenuità che appunto Massimo giocatori di quel calibro non dovrebbero commettere. Massimo ha ragione sul discorso cosa si rischia di dire, cioè cosa si rischia di fare quando dici una roba di questo calibro. Perché se i nomi che domani verranno fatti, o non so quando, sono quelli che io immagino che ho visto, ragazzi, sono nomi grossi, insomma. No, ma è una questione proprio di, molto per carità, poi ripeto, in questo senso lui ha le spalle larghissime, sappiamo che mestiere ha sempre fatto, che situazioni ha avuto, ma non voglio tornare su questo. Io non voglio parlare della questione Fabrizio dal punto di vista professionale o giuridica, parlo solo del fatto che su tante cose successe in passato possono essere vere come no, certo, no? Vanno provate, però se fosse così, ragazzi, siamo di fronte a un problema enorme, perché come diceva Massimo prima, qua non si tratterebbe più eventualmente di una sola persona che ruota nel panorama calcistico italiano e non solo, e non conosce le regole fondamentali del proprio mestiere. Si tratta di una fila di personaggi, cioè, determinanti per la nazionale e per i club. Cioè, qualcosa di veramente grosso. Può nascere, posso cercare di capire, diciamo, cosa può spingere un giocatore a commettere un'ingenuità simile. Sì, però vedi, Simone, può nascere una mania di, insomma, che questi giocatori a un certo punto si sentano protetti, che possono far tutto. Simone, se tu guardi, la domanda è stata posta a uno che ti ha ammesso che aveva tutto eppure cercava altro. A volte l'insoddisfazione o il sentirsi, non so, arrivato, o magari anche il lato caratteriale può essere. Cioè, poi il calciatore è un essere umano. Quindi cioè, ragazzi, tutti sbagliamo il mondo, no? Esatto. L'importante è capirlo tutti, e cercare di rendersene conto e migliorare. Dai, dopo, due minuti di pubblicità per l'ultima volta, poi torniamo, c'è l'ultima parte ancora di trasmissione. Di trasmissione, ovviamente, insomma, la notizia che è arrivata in serata ha cambiato la nostra scaletta, l'esclusiva, grazie a Francesco Pini che tramite la sua conoscenza ci ha fatto avere questa telefonata in esclusiva con Fabrizio Corona, soprattutto quello che ha detto Fabrizio Corona, cose grosse. E che non ha detto anche. E che non ha detto nel senso che non ha fatto i nomi, ma ha detto che domani, esatto, alle 18 rivelerà dei nomi con delle prove, attenzione, perché poi
Qui non si tratta di dire delle cose, qui si tratta di poterle provare. Certo. Se non le puoi provare, sono parole al vento, è come quelle che posso dire io o chiunque altro. Ma lui dice di avere delle prove, Paolo. E qui, sì, insomma, qui mi rivolgo al Paolo Vinci, collega, ha parlato, soprattutto avvocato. Ha parlato con certezza, sia da giornalista, lo dico, che da avvocato, con certezza e con sicurezza soprattutto su quello che sarà. Ha detto anche, si è permesso anche la sicurezza di poter dire domani ne indico due, ha specificato anche quali che possiamo dedurre fra i nomi che ha fatto poco fa Paolo, fra quelli potenziali, Paolo Marcello, e quindi inevitabilmente ha detto che successivamente ne farà degli altri. Se fosse vero, essendo un giocatore della nazionale ed essendo un giocatore importanti, siamo vicino a uno scandalo di dimensioni potenzialmente sono grandi. Sono tutti giocatori della nazionale quelli che i nomi che lui farà. Questo è il problema. Come tutti? Tutti i giocatori della nazionale. No, tutti. No, nel quelli, senso, i nomi che farà giocano tutti la nazionale. No, non tutta la nazionale. No, sono tutti i giocatori. Sono tutti che, nella nazionale. E poi ovviamente le cose, come ha detto giustamente l'avvocato, vanno poi provate, come dice Federico, certo, c'è azioni, certo, tribunali, bisogna capire se non hai diffamato tu, perché poi può essere qualsiasi cosa, Attenzione, però, ripeto, qua parliamo di giocatori della nazionale titolari e bandiera di club. E poi ha parlato anche di intercettazioni. Sì, sì, lui ne ha parlato, ripeto, poi le dobbiamo vedere se effettivamente comunque ci sono tutto, però... Sono giocatori che, della nazionale, ma che giocano all'estero. Non solo. Domani sono due che ne indica e giocano all'estero, poi successivamente ne indica degli altri sempre della nazionale. E quello che, però, che Corona accusa è che siano giocatori che hanno scommesso sulle proprie squadre. Sulle proprie squadre, quindi sarebbe mentre giocavano un reato o stavano in sicuramente pacchino. Dal punto di vista questo sportivo è grave. Gravissimo. Bisogna questo capire anche che tempistiche hanno, perché io non lo so onestamente, no, su di cosa stiamo parlando, però a livello di giustizia sportiva, che poi è quella che ci interessa di più, perché noi facciamo calcio, certo, quindi insomma, certo, sarebbe gravissimo. Ma ecco, io volevo dire una cosa, ma mi sembra di aver percepito nelle cose che diceva Fabrizio prima, a domanda, non so se di Paolo o di Francesco, ma quindi si rischia sì, il patatrac penale. Lui ha detto no, perché parlavo di penale, allora, era mia la domanda. Ah, sì, scusami, sì, sì, Federico, sì. Ok, era tua. No, perché ti ha risposto che non dovrebbe essere qualcosa che sfocia nell'esagerato, e non ho capito poi la specifica. Lui perché... ha parlato di un sistema economico molto forte dietro al giro delle scommesse, ma poi anche questa cosa va ribadita, le scommesse sono legali, nel senso non è che scommettere è un reato scommettere su siti illegali, quindi o se scommetti per la tua, giusto, e poi si entra nell'aspetto sportivo, esatto. Fatto, un'altra cosa ancora, ha un fatto atleta capire, professionista non può scommettere sulla disciplina, se mi consenti, di cui fa parte. Federico, se è stato preciso, in sostanza si evidenzierebbe che avrebbero scommessi su siti illegali, ma non tenuti a non farlo come calciatori. Quindi sarebbe solo un reato sportivo. Sportivo. Però sportivamente, una sanzione se sportiva, una cosa del genere viene provata, certo, si tratta di giocatori che insomma vengono squalificati. E poi aggiungere.